Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Stavolta l'Aquila ritrova il successo tra le mura amiche dopo oltre un mese e mezzo di astinenza. Vittoria di cuore per gli uomini di Perrone, che hanno mostrato carattere e sacrificio. Su tutti il match winner della contesa, Salvatore Sandomenico. Abbiamo visto un motorino oggi su quella corsia a sinistra, tra l'altro gli apprezzamenti di Mister Perrone che ti aveva chiesto nelle ultime settimane, soprattutto anche nella fase di ripiegamento, di mettere la stessa qualità che metti in attacco. Sì, ma il mister me lo chiede da tempo, però oggi secondo me abbiamo fatto bene tutta la squadra perché abbiamo girato bene sia in fase difensiva che offensiva. Per la sfida alla Carrarese, quarta e ancora imbattuta in stagione, il tecnico Perrone si riaffida al 4-4-1-1 visto con il tutto cuoio. Unica novità in difesa dove Sanni parte titolare in luogo di Bigoni. Si gioca davanti a poco più di 600 spettatori, dato sconcertante che ha lasciato di stucco la dirigenza aquilana. A fine primo tempo talmente affranta da paventare, forse un po' troppo precipitosamente, l'abbandono a Natale. La cronaca. 20 secondi e i padroni di casa si vedono subito in avanti. San Domenico aspetta la sovrapposizione di Di Mercurio, poi si accentra e lascia partire un siluro disinnescato in angolo. Risponde la Carrarese, minuto 7, Dettori scodella per l'ex di turno Infantino, si salva Zandrini di piede. Al nono, tempi maturi per il vantaggio. Gran schema su punizione dell'Aquila, Mancini, lob per San Domenico che si stacca dalla marcatura, assist al centro per Vittorio Triarico che in tap-in gonfia la rete e porta in vantaggio i rossoblù. Primo gol in campionato per il veterano Triarico, al quarto anno ai piedi del Gran Sasso. La doccia fredda è però nell'aria. Alla mezz'ora, su un rinvio lungo malinteso tra Maccarrone e Zandrini in uscita, ne approfitta Infantino che ci mette la testa e pareggia i conti. Gol dell'ex Alfattori, come era già successo due settimane fa con Virdis del Savona. Ad inizio ripresa l'Aquila rischia addirittura di capitolare. Proprio Infantino, assist verticale per Giasè, diagonale che bacia il palo e grazie rossoblù. Nel momento di massima sofferenza però l'Aquila trova la forza per riportarsi in avanti. De Sosa si gira bene sul diretto marcatore, servizio per San Domenico che controlla. Punta e calcia in diagonale, trovando l'angolino basso con l'aiuto di una deviazione. Nuovo vantaggio l'Aquila con il folletto di Secondigliano al terzo centro in campionato. San Domenico scatenato in campo aperto, al 60esimo sgroppata classica a sinistra, palla al rimorchio per l'accorrente Triarico, botta secca, troppo centrale, sfuma il 3-1. La Carrarese spinge a tutta ma senza sbocchi, al 78esimo l'ultima grossa chance per pareggiare è sulla testa di Kais che devia la punizione tagliata di Dettori, trovando però il volo plastico di Zandrini in angolo. Nel recupero proteste per questo contatto tra Infantino e Manuel Mancini, ma i titoli di coda sono già in onda. Fischio finale 2-1 l'Aquila, vittoria pesante per classifica e morale. A fine gara l'allenatore rossoblù, Carlo Perrone. Abbiamo messo tanto cuore, come comunque ci è capitato anche in tante partite. E forse dal punto di vista della qualità del gioco, abbiamo fatto molto meno possesso palla rispetto alle altre partite. Grazie a questi ragazzi perché comunque è una bella risposta. Dopo tante belle partite e pochi punti, oggi abbiamo fatto una discreta partita, però abbiamo preso i 3 punti, che poi è il succo del calcio. Mancini, con la vittoria ha cambiato un po' idea dopo le esternazioni di fine primo tempo, questa ipotesi paventata di lasciare a Natale? Ma l'ipotesi di paventata, ho visto il dispiacere negli occhi di tutti i soci, insomma l'impegno ce lo stiamo mettendo, abbiamo fatto una squadra che probabilmente è stata solamente un po' sfortunata, ma la squadra c'è. Demotivare così lo spogliatoio, demotivare tutti quelli che lavorano per l'Aquila Calcio, che non è solo che ci mette i soldi ma pure che ci lavora, è offensivo per chi fa un mestiere con serietà. Abbiamo visto oggi i ragazzi come si impegnano e l'impegno viene da tante persone che stanno sopra di loro e che li coordinano e che li fanno impegnare. Sapere che c'è una società in bilico, discussa e tutto quanto, certo non dà forza alla squadra. E io temo soprattutto il ritorno negativo, il ritorno psicologico negativo di queste contestazioni. Cosa le è piaciuto di più oggi dell'Aquila? Il grande carattere, una squadra che comincia veramente, è bella da vedere, sono ragazzi che si impegnano. Io devo dire che questa squadra è quella che mi appassiona di più fino adesso.